Anche stasera vogliamo entrare con Gesù nell'orto degli ulivi, facendoci accompagnare dalla parola dell'autore della lettera agli Ebrei, che descrive in pochi righi una delle scene più drammatiche del Nuovo Testamento, proprio riempiendo quel vuoto che il racconto della passione che abbiamo ascoltato lascia, cioè il tempo in cui lui è nell'orto degli ulivi. E ci dice l'autore della lettera agli Ebrei che in quel momento Gesù offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte. E per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Credo che l'immagine di Cristo prostrato a terra dica prima di tutto che non è una messa in scena la sua sofferenza, la sua passione, ma è una condizione che diventa simbolica di tanta umanità, di tanti momenti pure della vita nostra, in cui ci sentiamo a terra per tanti motivi, ma comunque a terra, e realizziamo l'immagine del Salmo che parla proprio di uno che ha la faccia schiacciata sulla polvere, che gli manca il respiro, perché se respira in bocca gli viene l'asciutto, l'arsura della polvere e non riesce a respirare. E allora questa immagine che è iconica, simbolica, tante situazioni, no? Se volessimo proprio fare un elenco delle situazioni che ci mettono a terra o che mettono a terra l'umanità, non avremmo tanta difficoltà a fare questo elenco. Ma quello che questa immagine, che questa situazione, che questa condizione ci dice è che in quella situazione Gesù, sommo sacerdote nostro, offrì preghiere e suppliche. E cioè, mentre è così prostrato per terra, ci dice pure il modo che ognuno di noi ha e che l'umanità ha per risollevarsi da terra. Una teologa, Simone Weil, dice: quando noi preghiamo il Signore, noi gli diamo soprattutto un titolo che è Dio che solleva, e dice che la preghiera di chi vuole essere sollevato non è una preghiera che nasce da un cuore arrogante, da un cuore che non sente bisogno di aiuto, ma è come, usa questa immagine, la richiesta di essere amati, che però uno quasi non ha nemmeno il coraggio di pronunciare, ma che si vede dai suoi occhi, si vede dal suo volto, si vede da ogni respiro. E allora ecco questa immagine straordinaria che diventa la nostra. Noi che ci rivolgiamo al Signore che ci solleva, che ci toglie da questa situazione di prostrazione, e lo facciamo con la fiducia di essere sollevati. Il gesto di alzare gli occhi, il
il gesto di chiedere di essere sollevati. Questa preghiera è una preghiera che noi facciamo soprattutto di fronte alla croce di Cristo. È proprio di fronte alla croce che noi spontaneamente alziamo lo sguardo, ci dimentichiamo della nostra condizione e ci lasciamo conquistare da quella condizione. E pensiamo che in quella condizione il Signore perdona, il Signore ama, il Signore crea futuro, il Signore immagina strade, il Signore fa esperienza a Gesù di essere sollevato e ci aiuta a sollevarci. Allora facciamo questa preghiera veramente stasera, ognuno di noi quando adoreremo la croce, proprio dire: guarda Signore, tu che sollevi, solleva me se per qualunque motivo in questo momento sono con la faccia a terra, ma solleva tanti, tanti fratelli e sorelle che sono in questa situazione. Solleva ogni fratello e ogni sorella, e lo faremo questa preghiera nella preghiera universale, nella quale nessuno verrà lasciato fuori, perché finché abbiamo la capacità di piangere e anche di gridare con la fiducia di essere esauditi, il nostro cammino è sempre un cammino di speranza, la nostra croce è sempre un albero che fiorisce.